Un utile netto di 52.052 euro, oltre 7.300 imprese e professionisti finanziati con circa 110 milioni di euro investiti negli ultimi 3 anni. Sono questi i numeri certificati dall'Assemblea dei Soci di Fira, finanziaria regionale abruzzese, presieduta dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, alla presenza dell'assessore alle attività produttive, Tiziana Magnacca. L'Assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio 2023 della società, che sancisce la sostanziale solidità della in-house della Regione Abruzzo. Ci siamo impegnati tanto per raggiungere questo risultato post fusione. Abbiamo portato avanti tantissime iniziative, affrontando anche il discorso della grande partenza del Giro d'Italia, affrontando anche la sfida della riapertura delle Naiadi. Ma il dato più importante è stato sulle imprese che abbiamo finanziato nell'ultimo triennio, sarebbero 7.300 imprese finanziate, elargendo all'incirca 110 milioni di euro. La Regione Abruzzo sta reagendo a quello che è stata l'emergenza sia Covid che energetica. Le imprese rispondono e ci sollecitano tantissimo su strumenti finanziari e ad avere risposta da parte della Regione Abruzzo. Quanto riguarda invece le Naiadi, quanto hanno inciso sul bilancio? Ma diciamo che le Naiadi non hanno inciso sul bilancio perché fondamentalmente siamo stati supportati dalla Regione Abruzzo, ha inciso più che altro sulle nostre attività istituzionali, che occupando tantissime attività da parte dei nostri dipendenti, come anche tantissimo impegno da parte nostra come CDA, come Consiglio di Amministrazione e tutti quelli che si sono adoperati quotidianamente H24, 7 giorni su 7 per raggiungere la riapertura dell'impianto.